Buongiorno ragazzi, eccomi qui per ripartire insieme a voi da dove eravamo rimasti a scuola, cioè dalla Notte Stellata di Van Gogh, opera importantissima, molto poetica, che fa capire bene lo stato d'animo dell'autore, dell'artista e l'uso del pennello, del tratto, il suo stile e i suoi colori. Quindi procuratevi un tablet, un computer. E aprite sulla Notte Stellata di Van Gogh. Chi non avesse questa possibilità può sempre prendere il libro a pagina 358. Eccola qua, un po' piccolina in basso. Quindi vi consiglierei di cercare un'immagine comunque più ampia per poter capire bene il disegno e il colore. Ora ci approntiamo a prendere prima di tutto il foglio. Ovviamente chi ha fatto già questa procedura, io ve la rifaccio dall'inizio in modo che tutti possiate mettervi al lavoro. Un foglio F4 ruvido e vi sistemate insieme a una serie di colori che andrete ad analizzare guardando il quadro, colori a pastello. Io vi direi di prenderne molti perché forse non avete capito, ma lì sono usati essenzialmente i primari, i secondari, come anche gli impressionisti facevano. Comunque prendetene diversi per poter essere più espressivi e più vicini alla riproduzione reale di Van Gogh. Ed ora iniziamo. Ok ragazzi, allora vedete io ho già realizzato il disegno molto approssimativo, nel senso non devo andare a tracciare tante linee, soltanto le zone dove ritengo che cambi il disegno, cambi la linea, l'andamento della linea del tratto, evidenziando i due, diciamo sono due cipressi in primo piano scuri, la linea dell'andamento, diciamo del vortice del cielo, le zone e le circonferenze che circoscrivono gli astri, le stelle, la luna. Ovviamente questo segno a matita deve essere molto leggero, io l'ho fatto un po' calzato per farvelo vedere, ma voi lo renderete più leggero e al limite mentre colorate lo cancellate. E così via, il paesetto. Se non riuscite a vedere bene tutte le case, non fa niente, l'importante è dare un'idea di questo paesaggio, di queste case, la vegetazione, la montagna, eccetera. Ora, visto il disegno che dovreste avere già fatto a casa, vado a prendere il lavoro che io avevo precedentemente iniziato. E così posso continuare e farvi vedere la tecnica. Inizio a farvi vedere la tecnica, soprattutto tenete presenti i colori fondamentali che sono i blu, il celeste, l'azzurro, diciamo. Può essere un viola, tendente anche questi colori, anche uno all'indaco, cioè tra il viola e il blu, il giallo, l'arancio. Ecco, li vedete, i vari verdi, questi sono i fondamentali, un ocra, un arancio più, un giallo arancio e quindi un verde più chiaro, e me li metto tutti a disposizione, nonché ho a disposizione sempre anche il temperino, la matita la lasciamo, eventualmente la gomma, ma ormai dovremmo andare con molta libertà, non vi preoccupate se non viene uguale, è una vostra interpretazione di Van Gogh. Quindi vado a farvi vedere la tecnica. Prendo per esempio qua, già ho realizzato parte del vortice, continuo. Allora, i tratti sono netti, decisi, non vi preoccupate di osservare sempre l'immagine. Alternate il celeste, per esempio, al giallo, io vedo del giallo qua.
Ci può stare anche un marrone che io adesso non ho preparato, ma metto dell'arancio e l'ocra anche in alcuni piccoli punti, e non vi preoccupate se non sarà perfettamente identico, tanto non ci verrà mai, nemmeno a me. Allora, continuando, devo fare in modo che questa fascia sia diversa dallo sfondo che è più scuro. Allora, cerco di lasciare anche il bianco della carta, perché dove lui dipinge ad olio con un celeste più chiaro, noi lasciamo il bianco della carta. Oppure potete anche prendere un celeste chiaro, eh. Ecco, il nero è sempre fondamentale, in quanto vedete sia nel cipresso che in alcune parti dello sfondo del cielo è sempre presente un nero molto forte, deciso, il segno deve essere deciso. E continuo. Allora, il tratto Van Gogh lo usa dinamico, cioè il dinamismo è dato dalla interruzione di questi tratti che non sono a stesura, a campitura netta, no? Come avrebbe fatto magari Gauguin. No, il dinamismo, il nervosismo della pittura di Van Gogh nasce proprio da questi tratti che però, vedete come li sto realizzando? Qui, siccome ho una specie di spirale, un vortice, seguo l'andamento dinamico di questo vortice che si viene a creare attraverso segni staccati netti. Non è quindi nemmeno così difficile da realizzare, anche se ci vuole pazienza. E seguirete quindi la per precisa, quasi precisa, diciamo, tecnica che usò l'artista, il nostro artista. Prendo ancora del blu in certi punti per scurire. Mi trovo adesso all'interno di questo vortice, quindi devo mettere in evidenza con i segni ancora questo punto che lui realizza anche con il nero. No, questo è viola, ecco il nero. Mi vedete bene, spero. E anche nelle parti, diciamo, più dello sfondo del cielo lo vado a inserire. Adesso io mi azzitterò e andrò a lavorare velocizzando il lavoro in modo che possiate vedere più velocemente anche il risultato. Vi volevo solo far vedere quando vado a realizzare gli astri, e qui le ho fatti le stelle, no? Però vedete, ha un centro giallo che potete anche fare molto compatto, vado a mettere dell'arancio, un centro arancione lui fa di solito, e tratti anche qui che poi vanno a mutare in un po' di ocra anche, un po' di giallo, un po' di arancio, dicevamo, il celeste più chiaro se volete, eccolo. E poi lasciando il bianco, perché molte sono molto chiare, anche utilizzando il bianco, in modo andate concentricamente, in modo quindi circolare, a realizzare i segni. Ci possiamo mettere anche un violetto leggero e poi il blu in alcuni punti. Dimenticavo che dovete inserire anche il verde, perché il verde è presente spesso, vedete qua, e lo andate a confrontare ogni volta con l'immagine che avrete di fronte o del libro o presa dal computer o da una qualsiasi stampa che avete. Il segno nero andrà a contornare le colline, il paese, vedete anche se devo realizzare, no? Non mi sto tanto a preoccupare, una volta tracciato il disegno vado con decisione. Perché? Perché è lo stile espressionista che il nostro pittore sta inaugurando. Sarà uno stile che vedremo anche molto più accentuato ai primi del Novecento, quando ci sarà un movimento chiamato espressionista. Adesso quindi io vado a tracciare le case e voi mi vedrete poi con velocità a colorare tutto il resto. Mi sembra di avervi chiarito lo stile, l'andamento dei tratti e la dinamicità che è la risultanza poi del suo stile. Ed ora vado a colorare.
Vedete, posso considerarlo terminato, anche se capite che non può essere mai terminato. Non è perfettamente uguale, anzi, molte sono, no, le disuguaglianze, ma abbiamo detto che probabilmente la deformazione, l'imperfezione e l'interpretazione della realtà sono proprio le caratteristiche di Van Gogh. Quindi quello che vi ho chiesto di non ricalcare, ma di provare a interpretare voi questo dipinto, vi avrà portati sicuramente a delle imperfezioni che io apprezzerò. Apprezzerò il vostro impegno nel poter interpretare e capire un tale artista che ha visto con occhi suoi la realtà. E ne ha voluto dare a volte la drammaticità, a volte la bellezza, a volte la poesia, proprio come in questa notte stellata in cui le vere protagoniste sono la luna, le stelle, il cipresso, che è come ognuno di noi di fronte a un paesaggio minimo, no? Non è il paesaggio, non sono le case, non è il paese il protagonista, perché è un paese silente che dorme sotto il turbinio, il vortice, la vera vita che è rappresentata invece dal cielo e dal mondo del cosmo. E quindi abbiamo anche un grande insegnamento da parte di Van Gogh su quello che è la natura. La natura ci domina, ma ci ama e ci regala tante bellezze come le stelle, la luna in una notte blu profonda. È un bellissimo e anzi direi questo dipinto è anche di speranza e non dobbiamo interpretare l'artista Van Gogh come un disperato, ma invece come colui che sa darci la bellezza e la poesia della natura e del vero. Buon lavoro ragazzi!